Qual è la sua situazione? Come mai è qua in questo presidio quest'oggi? Perché sono sfrattato dall'ATC e dal Comune di Torino. E niente, il prossimo sfratto esecutivo è il 23 di novembre, di ottobre di questo anno. La condizione che si è verificata a me è che mi sono trovato improvvisamente povero, avevo l'azienda, il socio è scappato via con il denaro, mi sono trovato improvvisamente povero. Nella casa dell'ATC ci abitavo in quanto assistevo mia zia, mi è morta senza preavviso, il padre eterno se l'è portata via, avrei dovuto avere residenza là dentro da almeno 4 anni o 3 anni o 2, non mi ricordo qual è la dicitura. È da allora che è iniziata la situazione di precarietà abitativa, nel senso che ho dovuto fare prima richiesta alla Presidenza della Repubblica per fare un foglio di sospensivo accoglitivo che bloccasse l'esecuzione, e poi mi è stato negato dalla Presidenza della Repubblica l'agibilità alla grazia di dover avere questo appartamento, anche il Comune ha cominciato a mandarmi poi la lettera di dover uscire di casa, e quindi siamo arrivati allo sfratto esecutivo a tutt'oggi. Quindi in pratica abito là dentro da 6 anni, 7 anni o 8, sarà dal 2004 che poi abito lì in casa di mia zia praticamente, quindi sono 10 anni, caspita. Ho sempre pagato tutto comunque, con grandissimo sudore della fronte sono sempre riuscito a pagare tutto. Il problema ulteriore che si è verificato è il fatto della legge Fornero, che purtroppo mi ha rimandato la pensione di ben 27 mesi, queste mensilità sarebbero 2 anni e mezzo, e io sono rimasto come senza soldi e senza niente, perché nessuno mi dà niente. Il Comune di Torino, per darmi ultimamente, cioè, mi sono rivolto agli assistenti sociali, per potermi dare 180 euro al mese, non credendo alla mia situazione di povertà, andavo cercando di un elenco di sapere dove andavo a mendicare i soldi e via di seguito. Sono stato aiutato da qualche mio ex amico, che così, da cose familiari, sopravvivo miracolosamente e via di seguito. Adesso la legge Fornero pare che mi concede da giugno di quest'anno i 12 mesi di 360 euro per poter arrivare a giugno del 15, dove potrei accedere finalmente alla mia pensione che ho versato, di una vita che ho versato i contributi. Questo è praticamente zero reddito, la Fornero mi ha tolto la pensione, zero reddito, la Fornero mi ha tolto la pensione, e i signori del Comune mi mandano le lettere di sfratto esecutiva dall'ufficiale giudiziario. Mi rinnovano solo se io sono costantemente pagatore, e infatti questi soldi non so dove andarli a rubare, e così ogni mese vivo di mendicanza, diciamo così, di parenti e quant'altro, per poter pagare bollette e all'ATC il fitto dovuto. E degli ultimi provvedimenti del governo in materia di casa, in particolare il piano casa, cosa pensa? Del piano casa cosa penso? Che dunque quel palazzo che sta facendo la regione, sono 266 milioni, sarebbero stati sufficienti a fare 3-4 mila case popolari, a dar lavoro a 400-500 operai, invece di darli agli amici degli amici, 4 operai, una quarantina di operai di loro che fanno queste grandi opere, e invece della gente come me la fanno diventare pazzi. Ho mandato lettere a Fassino, lettere all'ATC, lettere in prefetture, ho riempito alla, come si chiama, Elide Tisi, a De Simone ho parlato. L'unica cosa che sanno dire è: lei deve uscire da quella casa, mettersi in coda e aspettare di grazia 3-4 anni e poi avere una casa. E poi, ecco, e mi hanno respinto la mia domanda per la casa popolare. Me l'hanno respinta, l'ho fatta, me la respinta. Non me la volevano neanche far fare, ma io l'ho fatta, me l'hanno respinta e ce l'ho a casa. Non me la fanno neanche fare, questa è la verità.